ragazze, come state? Allora, il come state è sempre accompagnato da uno stiracchiamento perché mi allungo. Ma buongiorno ragazze, come state? Allora, nel video precedente, che vi lascio qui giù in descrizione, vi ho fatto vedere tutti i prodotti finiti del periodo. Ne sono un bel po', insomma ve lo lascio lì giù, guardate se vi interessa. Prima di quel video ho provato la spazzola Scrunch It per la prima volta e sto parlando di lei. Io l'avevo presa su Curly Selection, non c'è più su Curly Selection, per ora non è più disponibile, ma potete trovarla in giro su altri siti, ho visto che altrove è disponibile, quindi comunque andate a dare un'occhiata, fatevi un bel giretto. Comunque ragazze, oggi voglio fare un altro esperimento insieme a voi e voglio provare ad utilizzare questa spazzola in modo generico. Io solitamente quando faccio lo styling non utilizzo, a parte che le spazzole non le utilizzo più con la stessa frequenza con cui le utilizzavo prima, ma quando utilizzo le spazzole, che sia Denman, che sia Tangle, che sia questa, cioè non l'ho ancora fatto, ora lo faremo, mi piace utilizzarle in modo generico perché dividendo in sezioni vado a togliere davvero tanto volume. Secondo me mi piace il fatto che siano veramente tanto definiti, quasi da non sembrare naturali, però a me quel risultato non è che fa impazzire complessivamente perché si va a ridurre tanto il volume. Io non è che ho chissà che sta capocciona enorme e quindi un po' si va a ridurre e mi dispiace, quindi cerco sempre una via di mezzo. Se devo utilizzare le spazzole le utilizzo in modo generico. Per quanto riguarda la Scrunch It, ragazzi, io non avevo visto in giro ragazze che la provavano così. Forse è più indicata per essere utilizzata in sezioni, non lo so, non ho visto nessuna utilizzarla in modo generico, ma adesso lo andremo a fare insieme. Comunque tenete presente che adesso vi vado a far vedere come utilizzo lei in modo generico, ma è lo stesso modo in cui utilizzo tutte le spazzole quando faccio lo styling con spazzole in modo generico, ok? Quindi quando voi vedete oggi ho usato Tangle in modo generico, faccio quello che vado a fare adesso. Per quanto riguarda il risultato precedente, c'è chi lo ha amato, ha detto ma mamma mia che belli che sono in questo modo, altri invece mi hanno detto sì, mi piace, anche se li preferisco meno artefatti, più imperfetti senza l'utilizzo di spazzole, altri che non ci hanno manco creduto sul fatto che non avessi usato nulla di arricciacapelli, ferri o cose di questo tipo, dando per scontato che io avessi barato. Tra l'altro c'è un cuore qui nei miei capelli. Dando per scontato che io avessi barato, quindi che avessi chiuso tutto, avessi acceso il ferro arricciacapelli, fatto tutti i capelli così con il ferro e poi fossi tornata qui facendovi credere che i miei capelli sono così. Vabbè, ci avete capito molto di me, devo dire, veramente mi conoscete alla perfezione, bravissime. Vabbè, però questo cosa sta a significare? Che quel risultato è secondo me davvero molto perfetto, un po' artefatto, e sta anche a significare che davvero li arriccia di più i capelli, ok? Ma in generale tutte le spazzole usate nel modo giusto, io vedo anche che con la Tangle questo succede, anche se non è propriamente indicata per fare styling ma più per districare, anche con lei vedo che riesco comunque ad avere più definizione e il riccio aiutato di più nella fase di abboccolamento, quindi diventano più a spirale, questo è vero. Ovviamente tutte le spazzole devono essere utilizzate nel modo giusto, cercando di seguire più o meno il verso dei capelli. Non so se aprire una parentesi su questo. No, che già dico che parlo troppo. Vedetevela voi. Quindi, seguendo comunque avevo fatto un video sul verso intitolato La Denman funziona davvero, lì parlo del verso, come seguirlo. Comunque se voi pettinate senza seguire un verso specifico, cioè se voi fate questo movimento qui, ci vanno da soli nel verso, ok? Se invece voi li forzate o da un lato o da un altro, probabilmente potreste sbagliare. Se voi fate invece questo movimento qui, quasi sicuramente non vi sbaglierete, perché arrivando giù poi da soli si girano.
seguendo il loro naturale verso. Comunque, a parte questo, effettivamente tutte le spazzole a me aiutano tanto a rendere i capelli più boccolosi. Però sembrava veramente un po' troppo finto quel risultato, a mio avviso, anche se bellissimo, mi piaceva tantissimo, cioè vedere che i miei capelli vengono così senza quegli arnesi strani è comunque una soddisfazione, sono felice, anche se ho notato che poi nei giorni successivi il volume non tendeva ad aumentare un po' come succede di solito. Forse lei, però devo ancora capirlo bene, forse lo toglie un po' di più rispetto alla Denman. Sono comunque simili, leggere differenze. Vabbè, vedrò con il tempo. Andiamo a fare tutto, vi dico che cosa utilizzo. Gli stessi prodotti dell'altra volta, della prova fatta con la scrunch it in sezioni per non falsare il risultato. Quindi, seguendo la mia routine, il balsamo addolcente di Divina, shampoo idratante, ovviamente il balsamo pettino con la Tangle, poi shampoo idratante e poi il custard con 5 ml di prodotto con i miei amati dosatori. Faccio tutto questo dietro le quinte, poi ci vediamo e vi faccio vedere come faccio styling e poi asciugo con il Dyson. Ah ragazzi, dimenticavo una cosa importantissima, che per quanto riguarda Divina la promo estiva è ancora attiva, ma vi lascio tutto qui giù in descrizione. Senza che mi so spiegare, vedete qui giù. A dopo. Allora, ho fatto, spero che voi mi vediate bene. Ho utilizzato il mio custard con la tecnica del raking, quindi tra le mani il prodotto, ho fatto così, insomma, la stessa storia di sempre. Vado a prendere la scrunch it e vado a pettinare un po' i capelli in questo modo. Vado a pettinarli un po' così. Basterebbe anche solo fare questo, vedete? Io con la Tangle faccio la stessa cosa. Ovviamente, dopo aver fatto questo, ragazze, questa cosa qui, non dico che dovete fare delle sezioni, ma si capisce che non si può fare in questo modo e basta. Cioè, prendere tutti i capelli è impossibile e non va bene. Cioè, fare questo e andare fino a giù, vedete, tutti schiacciati qui. Quindi, a metà, prendete una sezione tra virgolette, ma è comunque in modo generico, vedete? Andate all'interno in questo modo, ok? E già si vede che qui si stanno formando dei boccoletti. È fatto, anche se voi pensate che non state facendo nulla, in realtà non è così. Ok? Dai, si capisce, dai, quello che sto facendo. Faccio anche dietro qui, li porto su. Vedete? Poi, qui davanti, il solito, vedete il ciuffetto così, faccio il ciuffetto davanti. Eccolo qua, e scrunch. E vado a fare un po' di scrunch generico. Solitamente, ragazzi, io vado a fare anche un leggerissimo finger coil qui, perché mi si arricciano sempre di meno e quindi li aiuto un altro po'. Fate in modo che qui, vedete, siano belli separati e non tutti uniti e in boccoli o ciocche troppo grandi. Attenzione, questo è uno delle cause poi di poco volume, eccetera. Vado a fare micro plopping, poi asciugo con il Dyson e nulla, ci vediamo più tardi con il risultato finale. A dopo. Maybe I never say for I'm falling.
time I try to breathe, the moon will rise and carry me. For I've loved and I have died. So I won't hold back, hold back. And you should know that what's never gone just have regrets. So I won't go back, go back. Oh, would have got me to forget the time I lost with no regrets. Ok ragazzi, allora ho terminato. Vedete che adesso li sto smuovendo tanto. Si vede? Secondo me che ho utilizzato una spazzola, perché i miei ricci sono stati, tra virgolette, aiutati a diventare più a spirale, però non ho perso il mio volume, e quindi questa cosa mi piace veramente molto, ed è proprio ciò che mi succede quando faccio styling con le spazzole in modo generico. Devo dire che senza spazzole ultimamente sono un po' più a spirale rispetto a prima, però non diventano mai così tanto a spirale come quando utilizzo le spazzole, e mi piace tantissimo questo effetto. Ora, con il passare del tempo, sicuramente si stringeranno anche un po' di più, perché i miei capelli, ragazzi, lo sapete, sono così. Quindi vedo che il mio riccio è comunque stato aiutato a diventare di più a spirale, ecco, ad abboccolarsi un po'. Cioè, si vede tantissimo, secondo me, che c'è lo zampino delle spazzole. Ecco, vedete, io comunque senza non riesco ad avere subito queste ciocche così ben arrotolate. Vedete? Queste. Mi succede solamente utilizzando le spazzole. Allora ragazzi, ho terminato. Sicuramente molto 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 più bello, secondo me, poi ovviamente sono gusti, un risultato di questo tipo rispetto al risultato in sezioni. Si vede che il riccio è stato comunque un po' aiutato, ma non ha stravolto completamente l'aspetto generale, ecco, magari togliendo volume, eccetera eccetera. Ovviamente tenete presente sempre che i miei capelli appena fatti hanno sempre un po' meno volume dei giorni successivi, perché ripeto, i miei capelli sono fatti così e li accetto. Dovete sempre cercare il buono nelle cose. Preferisco sinceramente mille volte questa caratteristica, quindi che il primo giorno sono un po' più piattini ma tutti i giorni dopo più voluminosi, rispetto al contrario, cioè che all'inizio vengono belli gonfi, enormi, e poi si ammosciano piano piano nel tempo, nei giorni successivi. Ecco, quindi mi sta bene, mi piace questa caratteristica, ho imparato ad accettarla e mi sta bene così. Anzi, se appena fatti mi vengono super mega iper voluminosi, cioè come li vorrei io praticamente, i giorni successivi si rovineranno un po', nel senso che o si disferanno troppo oppure perderanno definizione, eccetera. Quindi mi sta bene così, mi piace. Adesso voglio provare a mettere la riga di lato come facevo una volta. Ma come facevo una volta? Ce l'avevo sempre di lato. Ultimamente sempre in mezzo. Comunque, ragazzi, mentre io mi sistemo qui, voi fatemi sapere che tipo di risultato vi piace di più. Boh, raga, non lo so com'era prima. Se vi piace di più un risultato di questo tipo, quindi un po' più naturale, però comunque sempre più definito di come sarebbero senza spazzole, oppure vi piace un risultato un po' più artefatto come con la scrunch it in sezioni. Insomma, fatemi sapere tutto, se addirittura vi piace quando li faccio senza spazzole, quindi un po' più sbilenchi e meno abboccolati, perfettini, così come li vedete. Fatemi sapere tutto, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ci vediamo presto nel prossimo video.